purtroppo dai sopravvissuti c'è un dramma che viviamo solo noi. 29 luglio 1983. Viene ucciso a Palermo il giudice Rocco Chinnici. Muore nell'esplosione della sua auto, una Fiat 127, imbottita di esplosivo, parcheggiata davanti alla sua abitazione in via Federico Pipitone a Palermo. Ha 58 anni. Ad azionare il detonatore è il killer mafioso Pino Greco. Io tuttora, adesso sono un po' tranquillo, magari ora tu vai via, io poi comincio a riflettere e mi richiedo, così come ho fatto da tanti anni, da quel luglio 83, perché mi sono salvato io e sono morti loro. Io ho la testa piena di schegge, una protesi alla mano, la spalla un po' deformata, non sono queste le ferite che fanno male, ma è quel senso di colpa che tu ti chiedi. Perché mi sono salvato io e sono morti quei due miei amici, che tutte e due avevano nove figli. Nove figli, nove orfani, il consigliere tre figli, perciò 12 orfani. E tu dici, mamma mia, io che non avevo figli mi sono dovuto salvare. E quindi ecco una delle cose a cui do la spiegazione, che io vado in giro, adesso io sono da Palermo, mi trovo qua a Crema, a parlare di legalità, cristiano, sono queste le cose che ai ragazzi dobbiamo trasmettere. Ma non sono, ripeto, non sono un oratore, che se io racconto solo la mia esperienza, attraverso la mia esperienza, e non sono chiacchiere, io la voglio trasmettere ai ragazzi, qual è quella speranza, intanto di non cedere mai ai compromessi e di non arrendersi mai.